po' di tutto, il podcast di Talmasocus. Buondì e benvenuti alla settima puntata di Un po' di tutto. Grignè di Savietat. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Sogna, ragazzo, sogna, quando sale il vento nelle vie del cuore, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna, ragazzo, sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo, non lasciarlo andare, sogna fino in fondo. Sogna, ragazzo, sogna, non cambiare un verso della tua canzone, non lasciare un treno fermo alla stazione, non fermarti tu. Sogna, ragazzo, sogna, ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un verso a quella poesia, puoi finirla tu. Roberto Vecchioni. La chiacchierata. Ciao a tutti e buon ascolto. Oggi abbiamo con noi la dottoressa Silvana Cremaschi, primario di neuropsichiatria infantile, che durante la sua carriera ha ricoperto diversi incarichi, oltre ad essere anche consulente presso il Tribunale di Udine. Dottoressa Cremaschi, grazie per aver accolto il nostro invito e stasera con lei andremo a trattare il tema L'epoca delle passioni tristi. Volevo chiederle, come vede lei i giovani d'oggi? Sono veramente indolenti, senza obiettivi? Sono veramente dei giovani rassegnati, senza desideri e privi di sogni? E quanto noi adulti abbiamo contribuito a creare questa situazione, togliendo loro i desideri, perché diamo a loro tutto subito e di conseguenza abbiamo appunto tolto la possibilità di sognare e di desiderare? Mi pare che queste domande, con anche delle riflessioni collegate già presentate, siano già a metà della trasmissione di questa sera, no? Ci siamo detti delle cose abbastanza importanti. Se mi permettete, io parlando dei giovani d'oggi partirei da tre citazioni che poi il resto lo facciamo parlando noi. Provate a sentire questo. La nostra gioventù ama il lusso, è maleducata, si burla dell'autorità e non ha rispetto per gli anziani. I bambini di oggi sono tiranni, non si alzano quando un vecchio entra in una stanza, rispondono male ai genitori, in una parola sono cattivi. Chi l'ha detto? I giovani d'oggi? Socrate, 470 anni avanti Cristo. Seconda citazione. Non c'è più alcuna speranza per l'avvenire del nostro paese. Se la gioventù di oggi prenderà il potere domani, poiché questa gioventù è insopportabile, senza ritegno, spaventosa. Esiodo, 720 avanti Cristo. Continuiamo a tornare nel passato adesso. Il nostro mondo ha raggiunto uno stadio critico. I ragazzi non ascoltano più i loro genitori. La fine del mondo non può essere lontana. Sacerdote dell'antico Egitto, 2000 anni avanti Cristo. Ma arriviamo fino a 3000 anni avanti Cristo. Questa gioventù è marcia nel profondo del cuore. I giovani sono maligni e pigri. Non saranno mai come la gioventù di una volta. Quelli di oggi non saranno capaci di mantenere la nostra cultura. Incisione su una tavoletta nell'antica Babilonia, 3000 avanti Cristo. Questo non vuol dire che non ci siano preoccupazioni sul mondo d'oggi, no? Però, visti con gli occhi di chi è stato giovane, i giovani sono sempre una delusione. C'è però anche da dire che i giovani devono, per compito ontologico, si dice con una parolaccia che usiamo noi, devono essere diversi da quelli che i genitori si aspettano, perché altrimenti non farebbero il loro compito, che è quello di costruire un mondo diverso. Quindi i giovani per definizione devono deludere gli adulti, è uno dei loro compiti, è una delle cose che devono fare.
quello che ci stupisce in questo momento, quanto lei diceva, sono tanti che hanno bisogno di... è che di solito siamo abituati a pensare ai giovani che spaccano tutto, che urlano, che si ribellano, che fanno manifestazioni in piazza, che occupano le scuole, che fanno... Mentre nell'ultimo periodo sembra che siano i genitori che vanno in piazza, i genitori che occupano la scuola, che picchiano gli insegnanti se per caso qualcosa non va bene a scuola, o che denunciano il preside perché si è permesso di dire che ragazzi, eccetera, eccetera. Mentre i ragazzi sembrano essere molto più passivi, molto più fermi, molto più rassegnati in qualche modo. Allora, il problema è, ma lei di domande ne fate tante, poi vediamo anche cosa pensate voi e poi rispondiamo pian piano a tutto quello che ha chiesto. È una patologia dei giovani d'oggi questo? Siamo noi che la leggiamo così male? Oppure siamo ancora talmente tanti noi del baby boom degli anni 60 che ci teniamo ben strette tutte le posizioni, sia di potere, sia di lavoro, sia di... perché nel lavoro ancora... c'è ancora, io ormai sono in pensione, ma tanti dei nostri sono ancora lì, ma anche sulla rivolta e sulla ribellione, sull'azione politica e sociale, sembra che i posti siano tutti occupati. Una volta uno dei miei figli mi ha detto, mamma, prova a pensare, tuo papà avete fatto politica, avete fatto azione sociale, volontariato, dei lavori, mio marito era insegnante, io ero psichiatra infantile, quindi ci occupavamo di educazione, ma per noi il mondo della politica è già occupato, non ci interessa più niente. Il mondo del sociale e del volontariato, ci sono talmente tante associazioni, le avete riempite tutte voi, che è già tutto lì. Il mondo della fede, difficile da affrontare, resta l'arte. E i miei figli, tutti e tre, fanno lavori di tipo artistico, cose che noi non avremmo mai pensato che i nostri figli potessero fare. Cioè, prima si fanno le cose importanti, si fa la rivoluzione, ci si occupa di... poi c'è anche la dimensione dell'arte. Mentre loro dicono, in questo momento quello che ci resta, la cosa che ci dà speranza, è il fatto di dire, come avete fatto voi, che non vivete per il denaro, per mangiare, per vestire, eccetera, ma il modo che noi possiamo avere per farlo è quello di dire, viviamo anche d'altro. Allora, avrei tanto da dire, ma vorrei sentire il vostro parere su queste cose. Come ha detto lei, i genitori se la prendono con i professori, mentre i ragazzi sono ligi in classe, tra un po' neanche rispondono quando qualcosa non va bene. Cioè, cos'è successo in quest'epoca, in questo decennio? Cioè, quando io andavo a scuola, occupavo la scuola e le sentivo dai miei, perché sì, non si dovevano fare ste cose. Adesso se parli di occupazione ti dicono, ma che cos'è? Cioè, cos'è cambiato? Bella domanda. Tante cose sono cambiate. È più facile partire dal Covid, partiamo da lì, ma era già una tendenza in atto molto prima. Però mettiamo un attimo l'attenzione e l'accento sul Covid. Durante il Covid, un aspetto importante e interessante da capire un po' tra di noi è quello che si chiama, noi lo chiamiamo, la sindrome della capanna, che fa riferimento ai popoli del nord di tutti i continenti, dell'Europa, dell'America, dell'Asia, dove ci sono nevicate infinite, dove c'è un inverno infinito, dove è difficile anche uscire di casa. E in questi paesi la gente si attrezza all'inizio dell'inverno facendo legna, riempiendo la dispensa, attrezzandosi per passare, tra virgolette, letargo, no? Io passo l'inverno, sono chiuso in casa, non riesco a avere collegamenti perché le strade sono bloccate, eccetera, ma sono in grado di fare. Che cosa succede in questa situazione? Che un po' è stato quello che abbiamo vissuto nel periodo del Covid. Che l'unica cosa che posso fare è starmene a casa. Anzi, mi viene detto, sta fermo a casa. Nel tempo del Covid addirittura era, ragazzi, se volete salvare il mondo, non guardate nessuno, non toccate nessuno, non parlate con nessuno, state fermi in casa. Che è proprio il contrario di quello che un ragazzo può fare di fronte a un'emergenza. Ma questo viene detto e viene fatto. Allora, quella che chiamano la sindrome della capanna funziona in questo modo. C'è tutto questo inverno lungo, lunghissimo, in cui uno resta in pigiama per tutto il tempo, manco si veste, manco si rilassa molto, mette su qualche chilo, mangia un po' di più, forse legge qualche libro, forse neanche, sente musica e sta fermo in casa. All'inizio si rattrista molto, gli mancano gli amici, gli manca l'uscita, gli manca tutto. Dopo un po' però
questo stare senza avere delle pretese dal mondo esterno che chiede, che impone, che richiede grande sforzo, diventa anche un po' un nido, una cuccia in cui mettersi un po' tranquilli. E tanti ragazzi adolescenti durante il Covid ci hanno raccontato questo. In verità stavo meglio lì che ad andare a scuola. Non dovevo curarmi se ero a posto o non ero a posto, se ero vestita bene o non ero vestita bene, non dovevo curarmi del chilo in più, del chilo in meno, non dovevo curarmi se avevo studiato bene bene, perché poi magari anche con la DAD un libretto sotto ce l'avevo, eccetera. In verità era più facile vivere così. Allora, torniamo ai paesi del nord. Quando arriva il disgelo, il 70% delle persone esce felicissimo, finalmente è arrivato il sole, finalmente la neve si scioglie, finalmente possiamo uscire di casa. Ma c'è un 25-30% di persone non patologiche, non problematiche, non problemi con problemi psichiatrici, che se ne restano nella capanna. Questa si chiama sindrome della capanna. Cioè, è così consolante, è un grembo materno che mi protegge, e in verità non sono così sicuro di aver voglia di riaffrontare il mondo e resto lì. Allora, sicuramente il Covid da questo punto di vista ha influito molto, e ha influito soprattutto sui giovani, perché appunto, come dicevo prima, un giovane in una situazione di emergenza è portato a spaccare il mondo, a uscire, a far di tutto, e invece noi gli abbiamo chiesto di stare fermo e di non fare nulla. Però questa cosa diventa anche protettiva, perché ripartire, e quindi il ripartire è diventato molto difficile. Insisto, non è solo il Covid. Però mi scusi, noi abbiamo bisogno dei giovani. Come glielo facciamo capire? Cioè, deve esserci un ricambio generazionale, dobbiamo spronarli in qualche modo. Cioè, come possiamo aiutarli? Allora, torno con una critica, che almeno dopo il Covid, ma probabilmente poteva succedere anche senza Covid, è successo ed è stato studiato in diversi continenti che i ragazzi sono rimasti fermi, addirittura che tanti hanno mollato il lavoro che stavano facendo, l'università che stavano facendo, dicendo: ma a me interessa proprio quella roba lì, cioè devo proprio andare a lavorare, lavorare sempre di più, fare carriera, vivere in ufficio, fare quello che hanno fatto i miei genitori, i miei nonni, che erano lì, che bisognava guadagnare, fare, lavorare, mantenere la famiglia, eccetera. In verità riduco un po' le pretese, ho meno bisogni di prima, ma posso anche mollare queste cose. Io ne conosco diverse di ragazzi, anche amici dei miei figli, anche i miei figli stessi. Uno ha avuto, appena laureato, un posto di ingegnere in giro per l'Italia, ma doveva andare 3 mesi di qua, 3 mesi di là, 3 mesi di là in un cantiere, pagato più di quanto prendevano i suoi genitori con 30 anni di più. Gli ho detto: io ho un amoroso in Slovenia. Devo stare 3 mesi a Teramo, 3 mesi a Roma, 3 mesi... No, non è la vita che voglio fare. Genitori sconvolti, cioè, ma come? Questo molla così una possibilità di carriera, di vita, di benessere e si reinventerà la vita in altro modo? Ma non è uno solo, sono tanti che hanno fatto questo tipo di scelta. Allora, la cosa interessante è capire come è stato letto dal mondo degli adulti. Allora, è segnato in Cina, in cui viene chiamato il Tamping, mi pare, o potrebbe essere un nome di altro tipo, pronunciato ovviamente sbagliato, che vuol dire sdraiati sul divano. E i cinesi l'hanno letta così. I ragazzi di oggi sono sdraiati sul divano, non hanno aspettative, non cercano niente, non vogliono costruire il mondo. E hanno letto questi avvenimenti, queste situazioni, come una ribellione al regime. Se pensiamo ai cinesi che lavorano, no? Ecco, questi erano veramente... Solo che era una ribellione contro cui era difficile lottare, perché non era il corteo di massa della gente che va a fare la rivoluzione, ma che ognuno per conto suo sceglieva che preferiva stare a casa col cane e mangiare quello che c'era senza, piuttosto che andare a costruire grattacieli o grandi opere. In America, uguale, stessa lettura, stessa situazione, i giovani che rinunciano a, è stata letta come una patologia psichiatrica. È aumentata l'incidenza delle depressioni. Tutti i ragazzi sono depressi. Allora, dobbiamo farci qualche domanda. Poi arriviamo anche ai servizi, perché mi ha buttato un'esca sui servizi sanitari e sociali che non posso certo dimenticare. Però non è possibile che tutti i ragazzi siano depressi. È che veramente è difficile pensare a un futuro. Per cui forse ci stanno dicendo in modo diverso
che il mondo che noi abbiamo costruito, in cui bisognava lavorare, 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 fare, 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 costruire, 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 forse non è la strada giusta. La difficoltà è che fanno fatica a mettere insieme le loro forze e a parlarne tra di loro, perché sembrano tutte scelte rinunciatarie, ma invece forse sono la rivoluzione di oggi. Ci stanno dicendo che i valori sono altri, che è più importante avere delle relazioni, avere delle persone vicine, ma anche riposarsi, anche aprire la finestra e guardare l'alba o il tramonto, piuttosto che essere a lavorare, lavorare, lavorare. È chiaro che questo ci mette in difficoltà. Cioè, io ho sempre lavorato come una matta e non riuscirei a non farlo. E però i miei figli stanno scegliendo un'altra strada. Però tipo, io adoro la generazione di adesso, cioè proprio a me piacciono gli adolescenti, i ventenni di adesso, perché io li considero molto più centrati forse di come era la mia generazione. Loro sanno bene, cioè lottano magari non come lottavamo noi che occupavamo, ma per degli ideali. Non vogliono più che questo mondo sia fatto di discriminazioni, cioè sono proprio centrati. E proprio quando sento parlare, tipo gli esempi che ha fatto lei prima di 3000 anni fa, che ci sono ancora tutt'oggi, che questi giovani d'oggi invece non hanno voglia di fare niente, li puoi dire, rimango un po' scombussolata. A volte mi chiedo, noi alla fine che mondo gli stiamo mettendo in mano? Cioè, noi vogliamo che loro facciano, però quello che andava bene a noi non può andare bene ad un ragazzo di 20 anni. Cioè, dovremmo trovare un linguaggio forse, un traduttore, un qualcosa. Prima tu, ci diamo del tuo, certo. Posso? Dicevi, in realtà li abbiamo portati a scuola, accompagnati di qua e di là, addirittura li accompagniamo all'università perché non si sa mai che possa succedere qualcosa, eccetera. Facciamo noi gli esami per loro, li seguiamo proprio compiti. Passo passo. Allora, i bisogni dei ragazzi e degli adolescenti sono gli stessi, da sempre. Sono bisogni, prima essenziali, avere da mangiare, da dormire, avere un tetto, avere una casa sufficientemente calda o sufficientemente fresca, a seconda delle situazioni. E subito dopo, però, se prendiamo, non so se conoscete la piramide di Maslow, sui bisogni prioritari, prima viene la sopravvivenza, poi viene il senso di essere parte di qualcosa, di qualcuno, sono parte di una famiglia, ma anche di una comunità intorno, e c'è molto meno senso di comunità oggi di quello che abbiamo vissuto noi, che hanno vissuto i nostri genitori, no? E poi c'è il bisogno di realizzazione, di provarsi, di mettersi alla prova, di vedere che cosa so fare, e infine la dimensione di spiritualità, non necessariamente religiosa, ma di una dimensione che ci fa dire non finisce tutto qui, non è solo mangiare e bere. Allora, questi sono i bisogni, sono esattamente gli stessi. Ho bisogno di sopravvivere, ho bisogno di sentirmi parte di qualcosa, di qualcuno, ho bisogno di essere riconosciuto e di sapere che so fare delle cose, e ho bisogno di pensare che il mondo è fatto anche di altro. Su questi bisogni ci sono dei problemi molto banali. Ai tempi miei, ma ancora di più ai tempi dei miei genitori, i bambini erano tanti e gli adulti erano pochi. Se noi andiamo in Africa o in America Latina o in Asia, questo ritroviamo, tanti bambini e pochi adulti. E i bambini crescono tuttora, ma forse è un bene, forse è un modo diverso da come stanno crescendo i nostri figli, nel villaggio. Tant'è che in Africa si dice, per crescere un bambino ci vuole un villaggio, che ha anche altri significati, ma che è anche questo. E i bambini fanno squadra, crescono insieme, litigano, baruffano, si picchiano, e i genitori nulla sanno di quello che succede. Come succedeva a me quando ero ragazzina, se poi arrivavo a casa con l'occhio nero perché ci tiravamo le pigne tra me e i miei fratelli, magari le sentivo anche perché avevo fatto delle cose pericolose, ma non è mai successo che mio papà e mia mamma sono andati a cercare chi mi aveva fatto uno sgarbo. Io ricordo diversi episodi. Un episodio che mi ricordo è, io andavo a scuola delle suore, ambiente bello, studiato e controllato, e un giorno sono tornata a casa un po' indispettita perché le compagne mi prendevano in giro perché avevo i calzini bianchi, quella volta usavano i calzini corti con la scarpetta, con dei rammendi, avevo qualche rammendino nei calzini. Oggi partirebbe bullismo, immediatamente convochiamo gli educatori, così la preside. Mia mamma mi ha detto, ma che scema le tue compagne di scuola, sarà meglio avere un calzino rammendato che uno coi buchi, no? Cioè, ecco. L'altra cosa è sui litigi dei ragazzi.
immediatamente intervengono i genitori e diventano le guerre tra i genitori, colpa tua, tuo figlio è un bullo, tuo figlio ha fatto, tuo figlio... Ma lasciamo che se la risolvano loro. Altro aspetto ancora, i bambini non vanno più a scuola da soli. Non so cosa succede in paese, ma in città il pedibus, tutte queste robe qui non esistono più. Cioè capisco che è più rischioso andare a scuola a piedi da soli adesso rispetto a 30 anni fa o rispetto a 50 anni fa, però puoi fare il pedibus, metti i nonni vigili, stai fermo sulle strisce, li fai attraversare. E invece no. A me è successo che i servizi sociali mi hanno chiesto l'anno scorso, e io per un anno ho portato a scuola e riaccompagnato a casa una bambina di quinta elementare, 10-11 anni, perché ha compiuto poi 11 anni, ma non era proprio pensabile che potesse fare 600 metri con una strada da attraversare di scarso pericolo in cui poteva esserci un altro genitore che la faceva attraversare. Ma per la scuola non esisteva possibilità che questa potesse da sola affrontare una difficoltà, la mamma non poteva portarla per altri motivi. Allora, non stiamo dando nessuno spazio per vivere il proprio corpo, per dimostrare le proprie competenze, per provare a vedere se oggi posso fare un po' meglio di ieri, un po' meglio dell'altro ieri e se domani posso fare un po' meglio di quello che faccio oggi. Non diamo spazi su queste cose e poi ci lamentiamo che sono fermi. Però glielo stiamo proprio costruendo e non stiamo rispondendo a un bisogno fondamentale dell'adolescente, che è quello di sperimentare, di provare cose nuove, cose diverse da quelle che hanno fatto i suoi genitori e di fare delle cose che i genitori non sanno. Io ho un piccolo dopo scuola, vi assicuro che i genitori sanno più dei ragazzi tutto di quello che avviene a scuola di giorno in giorno, cioè tra un po' la telecamera diretta sul figlio sparata su lì, no? E molti di voi potrebbero dirci molto di più. I genitori hanno i compiti sulla cloud e quindi sanno esattamente cosa devo fare e cosa non devo fare. Ma l'elementare va anche bene, ma poi uno sarà in grado di dire non ho fatto i compiti, prendo due e in più prendo un sacco di botte vere o virtuali dai miei genitori perché non ho fatto i compiti. Non glielo facciamo sperimentare. Andare in montagna, andare a camminare, andare a nuotare, impossibile, protettissimi, guai a te se fai delle cose pericolose. Nella nostra parrocchia è successo che dovevamo fare un breve campo estivo e i genitori sono rifiutati perché fa freddo. Il campo invernale fa freddo d'inverno, non esiste che li portiate in montagna col freddo. Dopodiché li lasciamo da soli davanti al computer perché lì non c'è pericolo. E forse gli stiamo costruendo proprio una difficoltà in cui per fortuna poi troveranno la strada perché poi la vita prevale sulle costrizioni, no? Mi aggancio un attimo a tutto questo. Se però un giovane, appunto adolescente della società di oggi, si sveglia e tutto quello che vede intorno a lui è guerra, bombe, violenza, male, stupri, genocidi, eccetera, in un modo o nell'altro, magari anche in maniera inconsapevole, si sente un po' colpevole di tutto questo, pur non avendo fatto in realtà niente. E che strada quindi per potersi, tra virgolette, sfogare, come ha detto lei, se non in quelle appunto attività che invece una persona che magari è cresciuta in un contesto diverso, è cresciuta anche in maniera diversa, è riuscita a far parte di una società che era quella che era, e non capisco appunto come possa un giovane nato e cresciuto in queste circostanze potersi sfogare, poter chiamare aiuto sentendosi appunto consapevole, magari anche colpevole di tutto quello che subisce. È anche protagonista in qualche modo di qualcosa, invece sta succedendo tutto questo e io non posso fare niente. Cioè, tra le guerre che ci sono, le cose che avvengono, ma anche banalmente, cioè il futuro che abbiamo costruito ai nostri figli è un futuro in cui se tutto va bene siamo rovinati, cioè non è come poteva essere ai nostri tempi, se sbagliamo tutto sulle scelte politiche, sulle scelte ambientali, su rischiamo di rovinare il mondo. No, se andiamo avanti così il mondo è già rovinato, cioè, vediamo i problemi sul clima eccetera. Tanti ragazzi fanno delle cose importanti rispetto al clima, rispetto alla raccolta differenziata, cioè spesso sono i bambini delle elementari che impongono ai genitori e no, questa è plastica, va di là, perché sono molto più attenti a queste cose. E riprendo quello che diceva lei prima, i ragazzi di oggi veramente fanno innamorare perché sono estremamente sensibili
attenti e protettivi l'uno nei confronti degli altri. Cioè la dimensione affettiva relazionale è fondamentale, importantissima. E sono, nel bene e nel male, anche protettivi nei confronti dei loro genitori. Per cui diventano loro che proteggono i genitori dal non farli soffrire, non farli star male, peraltro. Però quanto dicevi adesso tu sul fatto di sentirsi impotenti, questa non è solo una cosa dei giovani, anche noi. Cioè la sensazione è proprio quella di dire, ma io cosa posso fare? Cioè, vado a manifestare contro la guerra, ma è una situazione così complessa che non riesco neanche a capire da dove si può cominciare. Vado a manifestare rispetto all'ambiente, rispetto al riscaldamento globale, rispetto a... Certo, posso fare qualche piccola scelta che forse qualche piccolo cambiamento farà. Però la sensazione è quella di essere pochi, da soli, e di non incidere sulla realtà vera e propria. Però i ragazzi questo lo stanno facendo. Cioè, tutti quei movimenti che non riusciamo a leggere bene, perché sono movimenti che partono, poi sembrano un po' disperdersi, però poi ritornano fuori, no? Tipo appunto gli ambientalisti, quelli che vanno a fare manifestazioni su queste cose. Solo che non c'è più l'aggregazione così forte che fa dire adesso creano l'associazione, fanno un movimento, fanno un partito. No, perché non ci crede più quasi nessuno all'idea che la polis, cioè la città, debba essere governata da noi, perché siamo talmente abituati che tanto c'è qualcun altro, molto più in alto, molto più non si sa, che lo fa, che io non ci provo neanche. Invece bisognerebbe ridargli coraggio e dire avete proprio ragione, quello che state dicendo è fondamentale ed è una rivoluzione rispetto a quello che è stato costruito per voi, ma il mondo è voi, dovete poi farlo andare avanti, no? L'arte di arrangiarsi, che si pensa vada bene per i bambini, cioè che si confrontino fra loro senza l'intervento di un adulto, vale anche per i preadolescenti e gli adolescenti? E un'altra domanda che desidero fare è la conoscenza, questi giovani che non desiderano andare all'esterno, che desiderano stare nel loro habitat sicuro e tranquillo. E il conoscere, il meravigliarsi di qualcosa, andare a incontrare l'altro, questo dovrebbe essere quasi innato nella persona. Non so come mai non emerge in questi ragazzi, in questi giovani. E l'altra domanda è appunto quello se i ragazzi e i giovani sono contenti di sentir parlare tanto di loro senza che loro intervengano in qualche maniera. Anche qui tante riflessioni, no? L'arte di arrangiarsi. Allora, quanti ragazzini della scuola dell'infanzia, prima di arrivare alla scuola elementare, hanno imparato a fare il nodo alle scarpe, il nodo al bavaglino? Allora, quando noi andavamo all'asilo, il grande faceva il nodo al piccolo. C'erano i grandi, i medi e i piccoli, e il grande aveva il compito di seguire il suo piccolo dell'asilo e di fargli il nodo della... Ma adesso le mamme mandano i figli a scuola con il velcro, senza i lacci, ma fino alle medie. Tanto poi dopo le medie si usano i lacci ma non si allacciano, e quindi... Ma il dubbio è che non abbiano mai neanche imparato tanto ad allacciarli. Allora, andiamo dalle cose più banali. Quanti genitori attaccano la televisione e vestono i figli non piccolissimi, perché faccio prima, mangiare, o gli danno a mangiare davanti alla televisione, li portano in passeggino col telefonino davanti così guardano il coso e non rompono le scatole, per cui i bambini non osservano più, non si guardano intorno, non si costruiscono una mappa mentale di quello che vedono intorno a loro e vivono immersi in qualche cosa che li faccia stare buoni e zitti. E questo è un punto. Ma anche non giocano più in 7-8 bambini nel prato. E qui vado su un'altra cosa che forse ci tocca anche come luoghi di aggregazione. Una delle cose che abbiamo rilevato e che mi sembra molto preoccupante è che quando un bambino va a scuola, quando fa un'attività sportiva, i genitori sono pronti a portarlo in macchina, a riprenderlo in macchina, e appena salgono gli fanno interrogatorio: cosa hai fatto oggi, cosa hai imparato oggi, cosa hai... tutte quelle robe. Allora, se un bambino va a pianoforte o chitarra, va a scuola, va a judo, esce e dice ho imparato a fare questo o quest'altro. Ma se un bambino va a fare un'attività ricreativa o artistica, va agli scout o va in parrocchia o fa, racconta ho giocato. Sapete quanti genitori dicono vabbè, allora se stai a buttar via il tempo, invece ti mando a fare una cosa che così impari?
È una roba drammatica questa, però vuol dire che non li mettiamo mai nella condizione di sperimentarsi, di provare. Questo era legato sia al baruffare tra di loro, quello che le chiedeva, ma anche al provo a fare delle cose. Ma gli abbiamo già costruito, lo si chiama tecnicamente il curriculum nascosto, perché siccome uno su mille ce la farà ad avere successo nella vita, io mio figlio fin da piccolissimo devo far fare delle cose che gli permettano poi di essere un po' meglio dei suoi compagni, per cui si è imparato un po' di inglese, un po' di chitarra, un po' di sci, un po' di... però deve essere una roba che incomincia molto piccolo a fare e che gli dà delle competenze per cui poi le può vendere sul mercato anche del lavoro quando sarà più grande. E invece i ragazzi, per esempio, gli schemi motori, io faccio la pediatra, la neuropsichiatra, non li acquisiscono più dopo i 12 anni. E prima dei 6 anni non hanno una dominanza laterale, per cui io se gli metto in mano una racchetta, perché lui diventi il grande tennista quando avrà 3 o 4 anni, per fortuna chi insegna tennis ormai ha imparato che gli dà racchettoni che si usano con la destra, con la sinistra, e non succede più. Però se io penso di specializzarlo perché così diventerà un campione, faccio i suoi danni, perché non avrà imparato a fare le capriole, non avrà imparato a fare delle cose che sono gli schemi motori che poi servono per tutto. Quando io ho studiato come fare la pediatra, dicevano fino ai 12 anni deve fare un po' di tutto. Dopo i 12 anni si specializza. Provate a pensare di andare a calcio dopo i 12 anni. I miei figli mi rimproverano ancora. Io avrei potuto fare il grande calciatore, ma tu mi hai lasciato andare a giocare a calcio solo quando ero alle medie e invece prima chissà cosa avrei fatto nella vita. E invece no, ha imparato gli schemi motori di sci, di cosa, di tutto, perché gli abbiamo fatto fare un po' di tutto. Però siamo proprio... un po' frastornati e appesantiti dall'idea che il futuro non è più un futuro roseo che si apre davanti a noi. Cioè, noi siamo in 10 fratelli. I miei genitori nel dopoguerra hanno detto ogni scettio al suo panierì, si dice in bergamasco. Cioè, ogni bambino che nasce la provvidenza poi aiuta, qualcosa succede e si riuscirà a farlo cantare. E l'idea era tu studia. Cioè, mia mamma diceva, io non vi faccio la dote, voi non avrete la dote, perché la dote che avete è il fatto che vi abbiamo portato fino all'università tutti i 10. Okay? Tu studia, perché se vedo quello che hanno fatto i miei fratelli, che faccio io, noi abbiamo studiato delle cose che ci piacevano, ci appassionavano, e poi facciamo il lavoro per cui abbiamo studiato. Ma tu studia oggi, uno può studiare quello che vuole, ma poi il lavoro lì non lo troverà. Dovrà reinventarsi, inventare dei lavori nuovi, fare delle cose diverse. Allora, il futuro che nel dopoguerra era tutto da costruire, per cui magari miseria e fatica a andare avanti fino alla fine del mese, ma idea che stiamo ricostruendo l'Italia, oggi non può essere così. Adesso quello che ci incupisce molto è l'idea di un futuro minaccia. Cioè, i miei figli, se io ne facessi adesso altri 10, non avrebbero davanti a sé le possibilità di fare il lavoro che vogliono, di vivere bene. È il primo periodo della vita in cui i figli guadagnano meno dei loro genitori, in cui i pensionati usano la pensione per aiutare i figli. Ma se uno è pensionato vuol dire che ha i figli di 40 anni e sta aiutando i figli di 40 anni con la pensione, perché hanno guadagnato di più nella vita, quelli che potevano farlo, i genitori, di quello che guadagnano i figli. E questo ovviamente incute in noi genitori una sensazione di peso e di fatica, per cui dobbiamo garantire a questi figli tutto il possibile perché possano vivere bene. Ma gli incutiamo anche l'idea che il futuro è minaccioso, perché ce l'abbiamo noi questa idea. Ma siccome siamo tutti di corsa, e qui non voglio dire che è colpa dei genitori, poveretti, i genitori sono di corsa, tocca lavorare in due, sennò non si riesce a mandare avanti la famiglia. I nonni ci sono, ma anche quelli un po' frastornati, un po' stanchi, e gli viene più facile attaccare la televisione, tenere buoni i bambini con un cartone, piuttosto che stare a raccontargli le storie, a giocare sdraiati per terra, a fare tutte quelle robe che i nonni fanno volentieri, ma fino a una certa età, poi magari anche no. Una cosa classica è: mamma mi compri? Papà mi compri? Il motorino, i vestiti di una tal marca, il giaccone di questo tipo, le scarpe che costano uno sproposito, eccetera, eccetera. Ma mi compri? Ma mi compri? Ma mi compri? Allora, se i genitori della stessa classe si trovassero insieme, dicessero, ma tuo figlio che cosa ti chiede, a te cosa chiede, a te cosa chiede, scopriremmo che avere le scarpe super costose della marca X
in realtà serve perché i miei amici possano volermi bene e sentirmi come uno di loro. Perché se loro hanno tutte quelle scarpe lì e io non le ho, se tutti hanno il telefonino e io non lo ho, se eccetera eccetera, immaginatevi voi, allora questo fa sì che io mi senta isolato. Allora, dietro la richiesta voglio questo, questo e quello, c'è un'esigenza che di solito è: voglio sentirmi parte di un gruppo, voglio sentire che gli altri mi vogliono bene. Allora, se si parla tra genitori, si scoprono le carte e si scopre che si può dire ai figli: ma neanche per sogno che ti compro quelle scarpe lì o il telefonino quello lì o altro. Ma si comincia a ragionare su farli trovare insieme, su aprire le case, per cui lunedì tutti a casa mia, martedì tutti a casa dell'amichetto. E anche le difficoltà legate al lavoro si potrebbero un pochino sciogliere. Invece no, non lo facciamo, perché non c'è più la dimensione di comunità, non c'è più il paese che si parla, che tutti si conoscono e si dice: ho bisogno che mi tenga i figli oggi, ma poi ti tengo il nonno domani, ti tengo, come se fosse un oggetto, no? Ci diamo una mano reciprocamente. E questa roba la possiamo ricostruire, però. Basta avere un piccolo nucleo, e voi già ci siete come piccolo nucleo, che comincia a rilanciare l'idea di costruire famiglie allargate dove le famiglie allargate non ci sono più. Costruire una rete di nonni e di zii in prestito che fanno i nonni e gli zii in prestito. Quante persone anziane sono a casa e si stufano, si annoiano, non hanno niente da fare e non osano uscire? E tutti questi qua potrebbero accompagnare un bambino a scuola, andare a riprenderlo, portarlo a fare sport. Cioè, quelle robe che chiedono un'ora al giorno, mica tanto di più. E forse darebbero felicità anche alle persone anziane. Bisogna cominciare a dirlo. Quelle cose partono, e poi si fa la banca del tempo. Io faccio questa cosa a te, tu ne fai un'altra a lui, e lui un'altra a lui. Penso che un ascoltatore del nostro podcast si sentirà provocato da tutte le opinioni che tu ci hai dato, e desideroso sicuramente di poter rispondere positivamente a tante sfide, e soprattutto nel nostro ambito, che è un ambito ancora rurale, dove le associazioni e le aggregazioni si possono trovare più facilmente. Credo che la tua visione della realtà dei giovani, e soprattutto perché ci hai parlato soprattutto di noi adulti, ci provoca e ci stimola per trovare delle vie di risposta positive a queste realtà. Da dove iniziare da noi? Perché sicuramente un papà o una mamma ascoltandoti questa sera sarà invitata a trovare con ingegno alcune iniziative. Bella domanda che si collega alla sua, ma ci sono i servizi per i genitori? C'è qualcosa? Dobbiamo cercarli dove? Ecco. Adesso tendenzialmente il genitore viene indotto dagli insegnanti, dalla scuola, da chi, le persone con cui parla, a dire: suo figlio non va bene a scuola, suo figlio non studia abbastanza, vada all'equipe, vada a fare i test, vada a vedere, che va benissimo, non è che non si deve fare, ma sempre con una soluzione individuale. Se noi provassimo a mettere insieme i genitori a parlarsi, i genitori di una classe, una volta al mese si trovano un'ora e mezza e parlano tra di loro dei loro figli. Forse diventerebbe meno una vergogna accettare i limiti cosiddetti, che poi magari non sono limiti, dei propri figli. Magari diventa possibile scoprire che da vicino siamo tutti poco normali, no? Che tutti quanti visti da vicino siamo un po' così, approssimativi. E forse si possono inventare delle soluzioni comuni. Allora, io credo che una cosa importantissima sarebbe costruire degli spazi, ma anche virtuali, anche di questo tipo, in cui i genitori possano un po' parlarsi e confrontarsi, senza grandissime pretese, ma semplicemente dicendosi: mio figlio così, mio figlio cos'ha, e senza avere la sensazione di essere in colpa se mio figlio non risponde ai miei bisogni, alle mie aspettative, non ai miei bisogni. No? Quindi la prima cosa è questa. Allora, se dovessimo tornare sui servizi, hanno distrutto i consultori familiari. I consultori familiari dovevano fare questo: seguire le persone nel ciclo di vita dando degli spazi di comunicazione e di incontro. Allora, lottiamo per una sanità che ripensi a essere vicino alle persone e a non patologizzare tutto, ma a lavorare sulla normalità. Costruiamo anche degli spazi, anche non sanitari o non legati ai servizi sociali, ma semplicemente di comunità in cui incontrarsi. Proviamo a pensare a quelle cose tipo il pranzo di stradina. Una volta all'anno, quelle tavoli da sagra e le panche, e si fa.
ma si può farlo anche a livello di paese intero, poi si vede un po', magari poi nasce anche nelle varie, no? Dopodiché una volta ogni tanto ci si incontra e si dice: sentite, ma là c'è un vecchietto che abita da solo, lo lasciamo solo o c'è qualcuno che va a giocare a carte? Una volta alla settimana mettiamo vicino tre uomini che vanno a giocare a carte col vecchietto solitario. Di là c'è una mamma sola con due bambini, ma c'è qualcuno che potrebbe invitarli a casa a fare i compiti insieme con i suoi figli? Sono cose che si possono fare, no? Basta proprio così decidere che si può, desiderare di essere una grande famiglia in ogni paese. Bene, io direi che abbiamo toccato molti, molti punti delicati, abbiamo molti spunti su cui pensare, e ci ha dato con l'ultima parte ci ha dato la possibilità di cominciare a cambiare, perché iniziando un po' a comunicare di più tra di noi, proprio anche con il vicino di casa, forse riusciamo a fare qualcosa che ci sembra tanto grande, invece è proprio la cosa più semplice. E quindi prendiamo i suoi consigli di questa sera per iniziare un po' a cambiare, e ci ripromettiamo di richiamarla di nuovo qui con noi, e anche magari di chiamarla per un'assemblea aperta e cominciare un po' a scambiarci le idee un po' con tutta la comunità per ricostruire. Grazie. Grazie a voi. Grazie, buona serata. Dal Curtil dal Poch. Dal Vanzeli Seon Matteo. Subito dopo il spirito lo sburtata al desert, e lui arresta in tal desert par 40 dies tentà di Satane. Aliere cu lis besti salvadis e i agnui lo servivin. Dopo che Giovan al fome tut in preson, Gesù al vigni in Galilea predicando il Vangelo di Dio. Al diseve, il tim si è colmat e il ream di Dio al arrivat. Po ben, convertisi e crodetta al Vangelo. Inizia la Quaresima e il Vangelo di oggi ci propone il Cristo che deve vivere nel deserto un'importante esperienza umana. Le tentazioni raccontate dai Vangeli sinottici, dove fondamentalmente si confronta il Cristo contro la principale delle tentazioni: fuggire alla responsabilità della sua missione, prendere la tangenziale, non accettare il compito importante per il quale lui è venuto a questo mondo, che è comunicare le buone notizie di un Dio che è misericordioso e un Dio di amore. Il demonio lo tenta perché gli propone altre situazioni di potere, di ricchezza, di gloria, e Gesù sente nella sua mente, nel suo corpo, il desiderio magari di non rispondere positivamente alla propria vocazione. E invece tutta la vita di Gesù è attraversata da continue prove, soprattutto la prova contro il suo ministero, contro il suo servizio di animatore della grazia di un Dio che comunica le cose belle. Quindi le tentazioni non corrispondono soltanto alle passioni umane, alle nostre tendenze verso il male, ma a non vivere secondo i propri ideali, a non rispondere alla propria chiamata ad essere se stesso con libertà, con entusiasmo e con responsabilità. E sappiamo benissimo che lui è uscito bene da questo deserto, che è solo un momento di passaggio, uno spazio che deve essere attraversato, perché nel deserto nessuno vive, nessuno è capace di sostenersi. Ecco, noi siamo invitati anche noi a vivere questa Quaresima perché abbiamo una prospettiva, non il deserto, non la tentazione, non la penitenza, non le situazioni cupe, non la via crucis, non il viola delle nostre ritualità. La nostra prospettiva è la Pasqua, la vittoria. E qual è la vittoria di Cristo? Arrivare fino alla fine a rispondere positivamente alla chiamata alla quale o per la quale Dio l'ha inviato a questo mondo. Essere fedele,
essere buon figlio e soprattutto insegnarci il cammino della misericordia e della tenerezza. Propuestis. Per le attività dell'Università del Tempo Libero, ogni mercoledì, laboratorio di analisi audiovisiva alle ore 15 presso la sala parrocchiale. Sabato 24 di febbraio alle ore 17 presso l'auditorium comunale, presentazione del libro di Danila Cossaro, Bau Gnao Cocodè, Chiantà e Giuiaculis Besteutis. Avete ascoltato Un po' di Dud, il podcast di Talmassons. Seguiteci sui social e non perdetevi la prossima puntata.